E ancora ben ritrovati. È il momento del già annunciato Fallout con il mio amico Qdot. Gli lascio subitissimo la parola e mi raccomando, stupiscici tutti. Ok, dai. Salve a tutti ragazzi. Questa. Ah, tra l'altro, ragazzi, l'iniziale è bellissima. Questa è la speedrun di Fallout 1, il primissimo Fallout, uno straordinario gioco, della categoria Max Quest, nel quale cercheremo di fare tutte le quest possibili nel gioco in un singolo playthrough. Non saranno proprio tutte al 100%, saranno quelle che possiamo fare. Direi di iniziare subito creandoci il nostro personaggio. Tra l'altro, cosa comoda, Fallout 1 salva i nostri personaggi in questi file GCD, che possiamo semplicemente caricare e ce lo danno subito. Allora, innanzitutto la run è molto piena di informazioni, ci sono tantissime cose da fare, ci sono tantissime cose da dire, quindi cercherò di spiegarle tutte man mano che andiamo. Spero di riuscire a dire tutto, ovviamente, cioè, tanto da dire, è veramente una bella run. Il timer inizia quando skippiamo la cutscene iniziale e finisce quando skippiamo la cutscene finale. Tanto darò. Potrò. Tanto farò un countdown così si potrà vedere. E cominciamo subito la run. 3, 2, 1, via. Ok, la prima cosa che vorrei far notare, per chi avesse mai giocato a Fallout 1 ma non avesse mai visto una sua speedrun, è che questa cava solitamente ci attaccano dei topi, ma per qualche motivo sembra che non vogliano attaccarci. E la seconda cosa è che sto andando molto più veloce del normale, sembra che sto camminando molto velocemente, facciamo un hard save qui, e di partire. Questo che ho appena detto sono i due glitch principali che usiamo all'interno del gioco. Che spiegherò dopo, perché ma tanto li usiamo sempre, quindi possiamo sempre vederli. Adesso dove sto andando? Perché voglio anche spiegare la route mentre si va. Adesso sto andando al tecnicamente l'ultimissima parte del gioco, chiamato la cattedrale, dove lì risiede il master, il maestro, in carne e monitor. E dovremo cercare di far finire il... far... mi verrebbe da rovinare. Diciamo fermarlo dal suo piano malefico di rimpiazzare l'intera popolazione mondiale con supermutanti. Cioè, andremo lì per vari motivi. Il primo di tutto è appunto per questa quest, ma soprattutto Guardsman, no? Sia per finire questa quest, ma anche per prendere una marea di oggetti che ci serviranno più in là nella run. Questo perché appunto essendo un'area di ultimissimo livello c'ha dei loot molto 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 buoni. Quindi andiamo subito qua. Scusate, ci sono un po' più di random encounter. Ecco altri topi. Quelli che non abbiamo affrontato nella cava vogliono affrontarci qui, ma non ci attaccano. E eccoci qua. Facciamo un quick save e procediamo. Allora, ho fatto un quick save perché in questo gioco quick save è molto molto importante per una varietà di motivi. Il primo di tutto è che ci permettono di ritentare cose, per esempio cercare di sgraffignare questo medaglione dalla tasca di quella tizia, che ci siamo usciti al primo colpo, che ci permetterà di aprire questa porta senza scassinare, di non farci ammazzare soprattutto dalle guardie a difesa della cattedrale. Ma soprattutto skippa per esempio molte animazioni come per esempio queste delle porte e ci permette di muoverci più velocemente. Stava giusto quel tantino di secondi ogni volta. Adesso prendiamo un'armatura di metallo e un Power Fist. Due oggetti importantissimi che ci permetteranno di effettivamente utilizzare la parte combat di questo gioco e spiegherò dopo perché. Adesso andiamo a parlare con Elia. Ah, porca miseria. Non so come ho potuto sbagliare quattro tasti, però va bene. Vai. Lentamente. Che ci porterà davanti al maestro, al master. Soltanto che non parleremo col maestro, lo lasceremo stare. Perché dobbiamo andare a finire questa quest, non abbiamo tempo di andare ad ascoltare. Quindi andiamo qui e scassiniamo questa serratura che ci darà. E dopo scassineremo anche questi. You are not. Questi armadietti che contengono un loot molto molto buono. E che ci servirà tantissimo. Fail. Fail. Ah, io fail. Quindi, per esempio, tappi. Andiamo a prendere. Oh, ecco fatto. Poi, li ho presi. Sì. Steampack. Sacche di Radaway. Stecche di Mentats. Stecche di Psycho. E Radex. Salviamo. E andiamo a scassinare anche questi altri quattro armadietti. Che contengono al loro interno. Un attimo. Celle al plasma. Che sono le munizioni.
del Power Fist e delle granate. Adesso scendiamo qui, in questa stanza piena di supermutanti incazzati. Andiamo qua e attiviamo uno di quei due glitch di cui ho parlato. E incredibilmente questi mutanti non ci vogliono attaccare. Ok, perfetto. A volte si rompe. E adesso cerchiamo di scassinare queste porte. Ci vuole un casino. Quello che ho appena utilizzato è un glitch che si chiama Combat Glitch, che spiegheremo dopo, insieme all'altro glitch che spiegheremo anche in seguito. Adesso cerchiamo di scassinare questa porta, che ci porterà a un ascensore, che ci porterà al motivo in cui possiamo far finire il piano del maestro. Solitamente la versione carina è quella di andare a trovare che i suoi mutanti sono sterili, e quindi questo piano non può mai uscire. La parte più ortodossa, diciamo, però, è quella di far scoppiare in aria l'intera cattedrale. Lo faremo hackerando questo terminale collegato a quella bomba. Adesso utilizziamo il combat glitch per andare qui, ecco, e non farci vedere a queste due guardie piene di armi che ci vogliono fare un bucio tanto. Adesso, cosa dobbiamo fare? Devo cercare di hackerare questo terminale e usare il combat glitch per evitare di farmi ammazzare nel momento in cui l'animazione finisce. Quindi cercherò di riuscire, ci proverò adesso, cioè ci proverò, sperando che non ci metto una marea di tempo. A presto. Oh, secondo tentativo, grande. Ecco fatto, e adesso usciamo subito, perché questo posto esploderà in poco tempo. Adesso spiegherò che cosa ho fatto soltanto dopo, diciamo. C'è molto da dire, è un'informazione carina da dire alla fine della run. Perché, perché praticamente la route che usiamo collega il finale, cioè la primissima cosa che facciamo una volta essere usciti da Vault 13. Anche quello era uno speech hack, tra l'altro. A volte ci metti un casino a riuscirci. Ed ecco la nostra cara cattedrale che esplode in mille pezzi. Non abbiamo tempo di guardarla, tanto sappiamo che l'abbiamo già fatta detonare. Andiamo a un posto molto carino chiamato il The Glow, che era un vecchio vault, praticamente aperto tipo... come posso dire? Orca misera, no. Sto sbagliando. Prima del The Glow, sì. Andiamo a Junktown, dove dobbiamo fare un paio di cosette molto carine. Qui ci stiamo passando, poi ci andiamo dopo. E andiamo a Junktown. Come dicevo, per la rat carina, praticamente la prima cosa che facciamo nella run si collega con l'ultimissima cosa che facciamo. Facciamo un hard save, un quick save. Aspettiamo la mattina, perché voglio che sia mattina. Altro quick save e procediamo. Parliamo con questa guardia. E andiamo. Praticamente questa guardia ci ha informato della principale faida che sta succedendo tra Gizmo e Killian, ossia il gestore di un casino e lo sceriffo di Junktown. Se qualcuno ha una buona memoria, ricordate di sto nanetto con cui abbiamo parlato, questo nanetto random con cui abbiamo parlato in questo ospedale, lo citeremo dopo. Adesso livelliamoci, perché abbiamo preso una marea di esperienza facendo saltare in aria la cattedrale. E particolarmente portiamo speech, eloquenza a 120, 121, va in dispari, e unarmed al massimo. Questo è effettivamente il perk che utilizzeremo di più e che ci permetterà di effettivamente utilizzare il combattimento di Fallout 1, che solitamente è lento e legnoso, in una cosa molto più veloce, come in questo caso, in cui, ecco fatto, praticamente bisciottiamo e trisciottiamo chiunque. Quello era Killian, lo sceriffo, e l'abbiamo appena salvato da un tentativo di assassinio da parte di quell'assassino che abbiamo preso a pugni. E gli abbiamo detto, mi aiuti a sconfiggere Gizmo? E noi, porca miseria, siamo qui per questo. E infatti, ed lo spiego che vuol dire. Adesso, era 1-3-1, ecco fatto. Ups, non così. Ecco fatto. Sperando che funzioni per... No, credo sì, sì. Ecco fatto. Adesso spiego te cosa sta succedendo. Adesso in questo modo semplicemente dobbiamo far passare un giorno. E quindi abbiamo comprato una camera e ci abbiamo dormito per un giorno. Ecco. Salviamo adesso questa tizia da quel bruto.
E adesso c'è una quest molto molto carina, dove dobbiamo convincere un simpatico cagnolino a spostarsi semplicemente da una porta. Solitamente la parte bella è rendersi amico del cagnolino, ed è una cosa fantastica. Purtroppo, il mondo degli speedrunner è un mondo freddo, calcolatore, che non guarda in faccia a nessuno. Ecco, carogna che non sei altro. Continuiamo. Adesso... adesso spiego dopo che sta succedendo. Tante robe carine, tante cose. Tanti cani ammazzati. Andiamo. Ecco fatto. Adesso entriamo qua dentro e cerchiamo di rubare questa urna. Vediamo se ci siamo riusciti. Successfully. E allora aspettiamo la sera che si ripopola il bar. Diciamo ciao al barista. Andiamo a parlare con Statizia. Diciamo vabbè niente. Oh niente. E abbiamo parlato con quel tizio che diceva, ah, non so che fa qui, non so che fa qui, adesso un attimo, ecco, vedete, gli ha sparato, quella è tecnicamente una cutscene, però è una cutscene molto strana e se parli con uno mentre c'è quella cutscene si crasha il gioco, quindi non lo vogliamo. Dobbiamo parlare con sto tizio dentro l'arena, solo che non è, cioè che è fuori l'arena normalmente, e qui, andiamo via la cosa. Quel tizio solitamente sta fuori dall'arena. Ma adesso l'abbiamo trovato dentro, peccato, andiamo, aspettiamo soltanto un, di nuovo che sia di nuovo pomeriggio e gli parliamo, semplicemente abbiamo detto, oh che fai, io faccio il pugile, ah pensa a tua moglie, ah cazzo è vero, vabbè non faccio il pugile più. Adesso parliamo col caro vecchio Gizmo. Ups, non è questo che dovevo dirgli. Ecco fatto. Era questo che volevo dirgli, si è notata la differenza ovviamente, la praticamente che cosa abbiamo detto, quando abbiamo parlato con Kina ci ha detto mi aiuti a far fuori Gizmo, ho detto certo, va bene ti do questa ricetta trasmittente per cerca di scroccargli una confessione, e ha detto perché vuoi uccidere Killian, perché mi sta sui maroncoli, e vabbè, oh perfetto, cioè ci sta non giudico un uomo, ecco, meno male, adesso spiego che cosa è tutta questa roba. Però prima, torniamo da chi gli ha detto, te vuole ammazzare. Arca miseria, lo sapevo. Lo sapeva. Prima di uscire, andiamo a prenderci anche una corda che ci servirà adesso. Cioè, si troverà subito nell'area dopo. Ecco. E via. Ecco fatto. Adesso notate una cosa simpatica. Ecco. Che praticamente sembra che ho chiuso la finestra di dialogo. Questa è una cosa molto carina che spiegherò nuovamente dopo. Ci sarà tempo per tutto. Andiamo a fare un bel glitch carino chiamato Load Warp per salvarci un po' di camminata. Anche questo lo spiego dopo, cioè da spiegarsi tutto. E andiamo a parlare con la guardia a dirgli facciamo fuori Gizmo, Killian e te. Va bene. Rimettiamoci il pugnone e andiamo a pulire. Perfetto. Adesso, prima di continuare, che cos'era quella cosa dell'urna, del bar, dei tizi? Praticamente prima avevo parlato con quella ragazza nell'hotel dove ho dormito una notte. Ho parlato con la ragazza, gli ho già detto io faccio parte di questa gang che si chiama gli Snakes o i Blades. No, i Snakes. Infatti si chiami così. Ma però non ci voglio stare, mi piace dipingere. E ho detto, perché te ne vai? Ah, perfetto, però non posso andarmene così, ho bisogno di motivi. Quindi che abbiamo fatto? Abbiamo rubato quell'urna, che è un rito di passaggio per entrare negli Snakes, credo, sì. E poi abbiamo parlato con la tizia nuovamente a dirgli sniccia. Sniccia sui Snakes. E infine, infatti, quando proprio prima di andarmene, quando ho parlato con quella guardia, ho snicciato sugli Snakes. E quindi ho finito tutto ciò che dovevo fare in Junktown. Oh, perfetto. Adesso c'è una parte molto, molto atmosferica, diciamo. Che è il The Glow. Che era, come ho già detto prima, un Vault. Quick Save. Andiamoci. Tra l'altro, copiamoci un po' di Radaway. E un po' di Radex. E andiamo a utilizzare... eccolo qui. Questa corda per calarci giù. Che era praticamente... guarda che figo. È praticamente questo vault blastato. Aperto tipo... lattina di metallo. Da un'esplosione nucleare.
Voglio che notiate soprattutto questo paladino della confraternita d'acciaio, che vabbè, trappola a parte, che ci servirà molto 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 dopo. Andiamo a prendere la cartuccia gialla per l'ascensore, per muoverci all'interno del The Glow. E quell'holotape, spiegherò dopo che sa. Altra trappola. Non l'abbiamo attivata. Ecco qua. Posso prendermi un paio di minuti? Vai pure. Perfetto, ci tenevo a ricordare a tutti la causa di questa maratona. Stiamo raccogliendo fondi per Abbio, l'associazione per i bambini in ospedale. Molti di voi l'avranno già sentita. Aiutano ovviamente ragazzi e bambini ad adattarsi ai periodi di degenza in ospedale, quindi è una causa importantissima. Mi raccomando, fategli sentire tutto il nostro supporto. E un'altra comunicazione da effettuare, come ci ha già ricordato il buon Girano, è che al raggiungimento di 700 euro, e in caso di raggiungimento di 700 euro per fine serata, quindi all'inizio della run di The Witcher di Kurasa Hakai, ci sarebbe in questo caso una run bonus di Super Mario 64, una stella. Quindi ragazzi, andiamo, andiamo, andiamo. Ok, allora, adesso cosa ho preso? Ho preso una card rossa e un'esplosivo al plastico, che ci servirà, la carta rossa ci servirà adesso, e l'esplosivo al plastico ci servirà dopo. Ora, adesso voglio parlare di uno dei due glitch principali, visto che adesso semplicemente facciamo, accendiamo un reattore e ce ne andiamo. Uno dei due glitch principali, che è speed clicking. Avete notato che a volte sto andando più veloce nel normale, questo perché è speed clicking. Praticamente cosa vuol dire? Le animazioni di camminata, soprattutto quando andiamo dalla diagonale che va dagli angoli in alto nello schermo agli angoli in basso, è glitchata in un modo che se noi spammiamo sempre con un certo ritmo, non sempre, spammiamo con un certo ritmo mouse 1 per dare input di movimento. Fail. Non lo... No, ce n'è un'altra. Scusate, stavo vedendo che stavo avendo un po' troppe radiazioni, me ne sono presa un altro di Radex, tanto... infatti adesso... Oh, ecco fatto. Dunque, dicevo, praticamente l'animazione per scendere, ecco, in questo caso, per scendere da dagli angoli in alto allo schermo, gli angoli in basso, è glitchato in un modo che se spammiamo il mouse 1 per dare input di movimento... semplicemente la facciamo riniziare in continuazione e andiamo più veloci. Molto semplice. Solitamente significa, per un certo ritmo, significa soltanto cliccare veloce. Non troppo veloce, non troppo poco veloce. Un certo ritmo. Poi se mai speedrunnate Fallout 1 lo capite da voi. Ecco, ancora il combat glitch. Questo lo usiamo perché tutti quei robot erano a guardia del Vault e si sono riattivati nel momento in cui abbiamo riacceso l'energia. Andiamo. Primo piano. Va bene. E quindi ci permette di andare più veloci. Adesso voi potete dire, non possiamo farlo in ogni direzione, no. Non possiamo farlo nelle direzioni perpendicolari allo schermo. Quindi su, giù, destra, sinistra. Altro piccolo save warp, perché mi piacciono i save warp. Procediamo. Adesso andiamo. Non funziona per gli assi perpendicolari. E umanamente parlando non funziona per le diagonali che vanno dal basso dello schermo in alto. In particolare non funziona per quella che va dall'angolo in basso a sinistra in alto a destra, ma funziona per quello che va in basso a destra in alto a sinistra. Il problema è che devi spammare così rapidamente che non è umanamente possibile. Quindi cosa succede? Nella pagina risorse della pagina speedrun.com di Fallout 1 c'è un'utilissima hotkey che ribinda i tick delle rotelle del mouse quando shift è premuto con singoli input di mouse 1. E quindi cosa succede? Quando vogliamo andare, facciamo per esempio questa diagonale, teniamo premuto shift e giriamo la rotella. Anche lì con un certo ritmo, però è un po' più difficile avere il ritmo perché è difficile in generale. Ora, non lo faccio in questa run, anche se salva un pochettino, non troppo, un pochettino, perché per dargli un sapore più vaniglia, diciamo, per evitare di essere un po' troppo strano. Già questa è una run, è un gioco strano di suo, però passiamo. E adesso parliamo di quel modo in cui praticamente a volte sembra che riesco a chiudere, ma basta ci fosse un pulsante X, ecco fatto.
i dialoghi con gli NPC. Questo è un tasto di debug degli sviluppatori. Non so, quindi non chiedetemelo, se è qui intenzionalmente o ce l'hanno lasciato per sbaglio. Però semplicemente il tasto 0 chiude automaticamente i dialoghi. Piccolo trick se volete rigiocare a Fallout 1. Qui abbiamo utilizzato un bel po' il combat glitch per non farci attaccare da questi toponi enormi. Adesso, guardate, lo stiamo usando in questo momento. Ottimo. Ma tra l'altro prendiamo la spazzatura che abbiamo... Cioè, vabbè, la spazzatura che abbiamo preso lì tra i rattoni per usarla qua. Dopo spiego che cos'è. Comunque dicevo... oh, perfetto, al primo tentativo. Dicevo... ah sì, il tasto di debug. Ecco fatto. Liberiamo quel ghoul. Che potete utilizzare anche voi. Adesso spieghiamo l'altro. Abbiamo spiegato speed clicking. Abbiamo spiegato il tasto di debug. Andiamo a spiegare, ecco, il combat glitch. Questo modo in cui i nemici sembrano non volerci attaccare. Non è tanto. Allora, è sia un glitch che un oversight nello sviluppo del gioco. In pratica, quando tu utilizzi il tasto A, che è il tasto per chiamare automaticamente il combattimento, per iniziare un combattimento, tecnicamente, questo non so ancora bene quanto abbia ragione, tecnicamente il gioco adesso deve decidere a chi dare il primo turno, ma per un oversight, se te lo chiami manualmente, te lo dà a te. Ma nel momento in cui... però questa cosa non è... non dovrebbe succedere. E il gioco un po' si rompe leggermente. Dove semplicemente se... E ci troviamo in uno stato glitchato. In questo caso abbiamo iniziato normalmente. E cosa è successo? Se, per esempio, muovendoci e basta, stiamo per finire gli HP e teniamo premuto o spammiamo il tasto A, c'è una finestra tra... Il nostro turno che finisce, tra l'altro livelliamo ancora, tra il nostro turno che finisce e il turno dei nemici che deve iniziare. Però in quella... è tagliato, armiamoci di tutto punto, ricarichiamo e iniziamo. Dobbiamo far fuori questi super mutanti. Comunque, nel momento in cui il nostro turno finisce, quello dei nemici dovrebbe iniziare, il gioco sta vedendo che noi stiamo cercando di riniziarne un altro... manualmente, quindi interrompe la battaglia e ne inizia uno nuovo, che per questo oversight ci dà un nuovo turno extra. Praticamente il combat glitch è la possibilità non di non farci attaccare, ma di stringare infiniti turni primi. Qui c'è da citare soprattutto la battuta che faceva spesso Tomatoanus, una straordinaria figura della comunità di Fallout Speedrunning, dove faceva il confronto con un amico, un fratello maggiore con cui si giocava, per esempio, ai giochi di ruolo, e insisteva che era sempre turno suo. Questa è la stessa cosa con Fallout 1. Stiamo ingannando il gioco nel darci infiniti turni primi. In questo caso non l'abbiamo utilizzato, semplicemente abbiamo provocato quel super montante da quella distanza, che è giusta per arrivare da noi, ecco anche il secondo mutante, per arrivare da noi a distanza di pugno praticamente, ricarichiamo, a distanza di pugno per noi, per ammazzarli senza prendere danno. E abbiamo finito con Necropolis. Che cosa abbiamo fatto? Non so se si è visto. Abbiamo fatto tante cose carine. La prima di tutto è, quando ho utilizzato quella spazzatura su quel grosso marchingegno, ho riparato la pompa per... acqua pulita ai ghoul, che sennò muoiono. E intanto lì potete già vedere, se avete conosciuto Fallout 1, che cos'è quella cutscene. E abbiamo liberato anche Necropolis dai supermutanti. Principalmente abbiamo fatto queste due cose. Ora, adesso andiamo in un paio di accampamenti molto 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 importanti, molto carini, con tante cose fighette da fare, che sono i Raiders. Fare una volta paio di minuti. Ah, subito, vai. Perfetto, ci sono un sacco di donazioni. C'è Mimmo Liquid che ha donato 10 euro dicendoci: continuate così ragazzi, siete fantastici. Grazie, ma ancor più complimenti a te che hai donato per questa giustissima causa. 5 euro da parte di Fallout 4 che chiede direttamente il gioco.
No, tu non esisti. Mi hai creato. Ottimo. Ah, questi ancora, sono ancora. C'è una donazione da 5 euro da parte di Giorgetti che ci dice: forza speedrunner italiani e forza Pampini. Faremo il nostro meglio, non ti preoccupare. E altri 5 euro da parte di Prak che dice: questo gioco lo porto nel cuore, complimenti per l'evento. Grazie mille, facciamo del nostro grande. Oh, finalmente. Ti ripasso la parola. Oh, grazie, grazie. Nessuno se lo fila mai troppo Fallout 1 e Fallout 2, perché in realtà per alcuni motivi principali. No, non li sto parlando. Comunque sì. Che sto facendo? Vediamo se magari è qui. Adesso dico tutto. Allora, dicevo, stiamo tra i Raiders. Esce di Sands. Se sapete un po' di Fallout. Ottimo. Se sapete un po' di Fallout, questo nome vi ha già potuto dire qualcosa. E adesso spiego il perché. E innanzitutto, prima di tutto, ho appena completato e risolto il problema di Shady Sands con gli scorpioni radioattivi, prendendone la coda di uno e bloccandone con quell'esplosivo al plastico l'accesso alla caverna. Quindi sono bloccati lì e via. Porca mia. Ah, dovevo aspettare. Vabbè. Non è un problema. Comunque dicevo, adesso sto su Shady Sands. E prima ho completato il... aspettiamo un attimo. Non costano niente. E abbiamo completato il loro problema con i con gli scorpioni radioattivi. Ma non ancora, perché hanno bisogno di un antidoto contro il veleno degli scorpioni radioattivi. Hanno anche bisogno di una mano per far sì che le loro culture non muoiano immediatamente. Ed è quello che ho detto a quel... Benissimo. Era esattamente quello l'audio cue che mi serviva. Benissimo, perfetto, non è successo niente. Comunque sì. Quindi abbiamo bisogno di creare un antidoto che abbiamo appena creato con questo dottore. Eccolo lì. Lo somministriamo. È ottimo. Altro save warp per salvarci un po' di camminata. Ecco fatto. E ritorniamo tra i Raiders. È quello che avevo detto a quel agricoltore, quel contadino, nel senso, se fai lo stesso seme sempre, il terreno si avvilisce, fai un ciclo di colture, il ciclo di colture, e poi abbiamo parlato con il buon Aradesh, anche questo nome è molto importante, riguardo al fatto che ci stiamo a pensare noi a Shady Sands. E abbiamo finito. Abbiamo salvato anche una ragazza dai Raiders. E abbiamo parlato con quel tipo Ian. Praticamente stiamo facendo le quest dei personaggi. E poi li stiamo lasciando lì dove stanno. Perché... Adesso torniamo nel Vault 13, da dove siamo iniziati, da dove siamo partiti. Per la quest che a voi penserà è la quest principale, ma spoiler alert, non è affatto la quest principale, non importa nessuno di questa quest. Ovvero sia, la cutscene che abbiamo skippato all'inizio, cosa vuol dire? Cosa diceva? Semplicemente era l'overseer, o come viene... o come si trova nella traduzione italiana, il capoccia, er capoccia, che ci ha detto... che tra un po' non ci avranno più acqua pulita. Dobbiamo prendere un chip, appunto, per riparare la pompa. E, fondamentalmente, una parte importante, quindi, diciamo, la storia sarebbe, tecnicamente, di andare a prendere questo water chip, ma non serve. In realtà, la quest principale di questo gioco è andare a sconfiggere il Master alla cattedrale, che l'abbiamo fatto all'inizio, e la seconda cosa, che adesso vi dirò dopo. Adesso parliamo a Er Capoccia, e gli abbiamo detto, tranqui fra, c'hai l'acqua pulita. E tra l'altro quella ragazza con cui abbiamo parlato all'inizio, praticamente era del tipo, Er Capoccia ci lascia qua dentro, non ci fa respirare, dobbiamo andare fuori. E gli ho detto, ma no. E loro hanno detto, ok, perfetto. E così abbiamo posto fine a una rivolta all'interno del Vault. A volte le cose sono semplici. Ok, andiamo qui. Altro save warp. È importante. E adesso abbiamo finito una gran parte del gioco. Adesso facciamo giusto una zona molto carina, perché c'è tanta cosa da fare. Ammazzeremo anche, spoiler, un Deathclaw. Non sarà il primo che ammazzeremo, altro spoiler. Che si chiama il The Hub. Che vuol dire,
come dire, un centro nevralgico per il trade all'interno della California post nucleare. Allora. Facciamo un bel quit save. Togliamo l'arma, se no ci ammazzano. E cominciamo. La maggior parte di quello che faremo in The Hub è farci assumere dai vari contrattisti, dai vari mercanti, per fare i loro sporchi comodi, diciamo. Uno di questi primi è questo tipo, a cui prima parliamo con la guardia, che ci fa lasciare entrare, e ci dice, mi fai assumere? E cosa vuol dire? Trova che sta succedendo in giro, trova che sta succedendo. Adesso non, vabbè, la faccio breve, non serve starci qui troppo. Questa ci dirà che sta succedendo. Ci sono dei Deathclaw, semplicemente. Ok. Ricordate quel nanetto che abbiamo parlato, quel nanetto a caso abbiamo parlato a Junktown una marea di tempo fa? Ecco, quello lavorava per un... Ah, vediamoci. Quello lavorava per un... per quel medico e praticamente faceva a fette corpi che poi vendeva al The Hub. Armiamoci di tutto punto, prendiamoci anche delle belle granate. E entriamo. Qui combat glitch nuovamente, in questo caso noi ci abbiamo sempre i turni primi, quindi abbiamo fatto per arrivare qui, quick salvare e cercare di uccidere questi due con una granata. Ok, uno va già benissimo. E come dicevo, comunque questo lavorava per sto medico e faceva a fette i cadaveri e li rivendeva a quello lì, che poi li spacciava per carne di animali. E e gli abbiamo detto, oh guarda che ci stanno le cose degli animali, cioè nel senso, guarda che carne umana quella. Ah vabbè, cosa? Guarda, lo posso urlare, eh? No, state zitto, ti pago se vuoi, va bene, fammi pagare. E così abbiamo finito la quest. Adesso finiamo di ammazzare questi, che avevano preso, se non sbaglio, la fattoria, quel fattore a cui abbiamo parlato prima. Quindi c'è un distinto tema di violenza in questo gioco, eh? Ok. Quindi, reload, togliamo le granate, togliamo l'armatura, e si va. Ok, ora facciamoci assumere da una... Ah, tra l'altro, quel... Ok, piccolo rallentamento, questo gioco è vecchio e buggato, va bene. Andiamo su. Facciamo assumere da sto tipo per ammazzare un altro tipo e... Eccoci qua. Liscio come l'olio. Per ammazzare un altro tipo e sua moglie. Adesso vediamo... aspettiamo mezzanotte, che è meglio. Utilizziamo zero di quel tasto di bug che vi ho detto per skippare quella guardia, cioè per non parlare con quella guardia. Andiamo qui, quick save, quick load, facciamola spostare. Questo perché dobbiamo intrufolarci in questa casa che c'ha le guardie e ammazzarli senza che percepiscano la nostra presenza. Andiamo qui, scassiniamo, dobbiamo scassinare questa... oh, perfetto. Trappola. Questo armadietto. Per questa collanina. Perché poi la daremo a un'altra fazione che sempre vorrà questi morti, praticamente. Siamolo, lui e sua moglie. Adesso dobbiamo fare. Entriamo in stealth. Premiamo shift. E proviamo ad andare qui. Ottimo! Funziona dalla prima botta. E andiamo in quell'angolo della casa per cercare di allontanarci il più possibile da queste due guardie e sperare che ci deagrino, ossia ci lasciano andare. È successa la prima botta, fantastico. Adesso semplicemente faccio un combat glitch per evitare che mi seguano, perché mi possono sparare, e me ne vado. Ottimo. Allora, adesso... Ah sì, adesso dobbiamo ammazzare anche un'altra persona, che è semplicemente la sacerdotessa di un capitolo della cattedrale. Praticamente la cattedrale c'aveva tutti questi capitoli intorno alle varie, alle maggiori, ai maggiori accampamenti. Devo fare un quick save. Posso chiedere una piccola interruzione? Sì. Adesso c'è soltanto gente che se ne va in giro. Perfetto.
Abbiamo non solo raggiunto la quota dei 600 euro, ma l'abbiamo devastata. Prima di tutto con una donazione di 5 euro da parte di Nether Scurial, che penso citi il gioco dicendo Endure in Enduring Grow Strong. Sì, cita. E soprattutto Nightwolf88 ci droppa una bomba da 30 euro a favore di Abbio. Complimenti, grazie mille. E continuiamo così, veramente grandissimo. Perfetto. Dovevo semplicemente ucciderla per... non mi ricordo chi esattamente, adesso la mia memoria di Fallout è un po' arrugginita. Prendiamoci un po' di vita. Ecco fatto. Adesso dobbiamo uccidere anche... No, Nick. Ok, adesso per finire dobbiamo uccidere anche questo signorotto, Lorenzo. Per conto di un altro... Adesso non mi ricordo assolutamente chi è tutto caotico. Prendiamoci un po' di... Adesso. Adesso non mi ricordo assolutamente chi era che lo voleva morto. Se qualcuno lo sa, scrivetelo pure in chat. Va bene. Allora. Ah, tra l'altro, una cosa mi sono dimenticato. Quando parlavo di speed clicking, dicevo appunto che cliccando veloce si va veloce. Ma funziona solo veramente con il personaggio femminile. Ed è per questo che noi siamo un abbiamo usato un personaggio femminile. Io non scappare anche te. E qui. Oh. Ok. E quindi per questo dobbiamo essere il personaggio femminile. Allora. Ancora c'è un bel po' di gente da ammazzare. Il motivo per cui stiamo ammazzando tanta gente è che a differenza di giochi tipo Fallout 3 o Fallout New Vegas, tutte le quest... Ah, tra l'altro andiamo a fare un po' di shopping, che ci serve un po' di roba. Tanto stiamo sguazzando nei tappi. Non ci tocca. Ci tocca. Lo facciamo adesso o dopo? No, facciamo... Allora, dicevo, un po' di steampack perché servono sempre. E tappi. No, 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 che sto a dire. Non tappi. Noi li dobbiamo dare. Eccoli, c'è la pasma. Eccoli, tanto abbiamo 3700 tappi, ma proprio. Dicevo, ah sì, che dobbiamo utilizzare il personaggio. Altra sezione di combattimento. Questa volta figo perché ci possiamo utilizzare un po' di chem. Poppiamoci una bella stecca di Mentats, una bella stecca di Psycho. Armatura. Pugno. Li carichiamo prima. E entriamo. Qui dobbiamo entrare qua dentro per liberare quell'ostaggio, che è un ostaggio della confraternita di acciaio, che ho già citato già due volte. Ci arriveremo. Ok, adesso qual è la parte principale? Cosa sta succedendo? Il primo mercante ci aveva detto, scopri che sta succedendo perché ci sono pericoli in giro, la zona è pericolosa. Abbiamo parlato con quella Betty, di quell'emporio chiamato Gans. Non mi ammazzate, per favore. Guarda che stanno infierendo. No. Coglione. Va in default nella scelta di movimento dopo un... Oh, miseria. Beh, comunque, abbiamo parlato con quella tizia Betty dell'Emporio Guns. Ecco fatto. Motte. E ci ha detto, ci sono Deathclaw. C'è un ghoul che sa qualcosa di Deathclaw. Tale Harold. No? Assegniamo la porta. C'è un tale di nome Harold. Vacci a parlare. E a noi ci andremo a parlare. E andremo a ammazzare il nostro primo Deathclaw. Perché appunto ci dirà... Io welcome by. Again, va bene. Ok, adesso andiamo a parlare con questo stramaledetto Harold, che è importante perché ha mai giocato più di un gioco di Fallout. Poi dico dove ricomparerà. Eccolo qua. Perfetto. E gli abbiamo detto, sì, vogliamo andare a ammazzare i Deathclaw. Parla con tizio, sa dove sta. Ok. Un altro art save, non... Trad save. Ed eccolo qua il mostrone. Ah, tra l'altro. Con 12 di vita non ci si va ad ammazzare un Deathclaw. Quindi. Va. Tanto non si trega troppo tempo. Andiamo qui. Speed clicking. Bam. Armor e. Si va.
Adesso utilizziamo Combat Glitch per arrivare lì vicino e staccagniamolo di botte. Visto che parlavo di Harold e cito dove comparirà, mi sono ricordato che non vi ho detto perché Shady Sense è importante e dovrebbe dare un momento. Ah, ma io mi ricordo di sti tizi perché abbia mai giocato e sia mai interessato alla lore di Fallout. Perché, e soprattutto anche quel tipo di Red Dash, perché Shady Sense è la base della, da cui nascerà la Repubblica della Nuova California, che è una delle principali agenti che potremmo, con cui possiamo scegliere, interagire o ammazzare in Fallout New Vegas. E effetti nascono da lì, da quell'accampamento. Alla fine sono bastardi. Parliamo col tipo, diciamogli che, vabbè, sta morendo. Sgraffiniamoli la... cosa? E un altro save warp, poi spiegherò cosa sono sti save warp. Perfetto. Ok. Dicevo, e infatti è da dove nascerà la Repubblica della Nuova California. In particolare Aradesh, quel tizio con cui abbiamo parlato e abbiamo detto keep calm, che ci penso io. Praticamente è il padre di sua figlia, vorreste dire. Vabbè, è scontato, ma non mi ricordo il nome perché la si incontra su Rappole. La si incontra su Fallout 2, non mi ricordo. Ma sua figlia sarà la presidentessa di Shady Sands, praticamente. Mi sembra di Shady Sands o del suo sequel o di un altro accampamento che hanno costruito. E sarà lei che butterà le fondamenta, butterà il cemento per la creazione della Repubblica di Nuova California. Quindi è importante tutta quella cosa. E quei Raiders, ancora più importanti, originari anch'egli di un Vault. Credo che questa gente sia o nata nel... quasi tutta, tutta originale di Vault. E anche loro si divideranno e creeranno i Great Khan, che vedremo in Fallout 2 e sempre in Fallout New Vegas. Adesso, ricordate quando abbiamo ammazzato quel tipo e sua moglie? Allora, innanzitutto quel ciondolino... Ah, tra l'altro, qui la vita... Adesso nella prossima battaglia, nel prossimo duello, la vita se ne va immediatamente, quindi non sottostimiamo. Ok, 76 credo sia a posto. Ok. Avete presente quando abbiamo ucciso quel tipo e sua moglie? Beh, innanzitutto il ciondolino l'abbiamo dato a quella... al primo colpo. Bellissimo. Qui non dobbiamo uccidere tutti. Ci serve soltanto da uccidere il tizio nella giacchetta, che è quello che ci aveva... quello a cui avevamo chiesto del lavoro. Quello che ci aveva mandato a uccidere quei due tizi. E la sua guardia del corpo. E tutti gli altri se ne... si arrendono. Comunque dicevo, quei due tizi, praticamente, la cui collanina che abbiamo preso è andata a quella banda di... che viene conosciuta come banda di ladri, come ricompensa per dire che ci siamo riusciti. Praticamente sì, erano personaggi importanti, erano pezzi grossi, e si è saputo che una persona l'ha uccisi. Noi siamo andati dalla polizia. Bene. 11. Oh mio Dio. Mi curo... Vabbè, tanto il salvataggio ce l'abbiamo. Se non manchiamo, forse abbiamo una possibilità. Dai! Ma dai! Non dovrei essere così rischi, però, sti cavoli. Ha funzionato, porca miseria. Ok. Allora, vabbè, usciamo da sto cavolo di hub, che abbiamo finito tutto quello che dobbiamo fare. Ok, siamo andati alla polizia, che erano quei tizi, e abbiamo detto... hanno ammazzato i tizi, hanno ammazzato quell'uomo che si chiama Mr. Hightower, tra l'altro. Per me che ho giocato a Team Fortress 2 tutta la mia vita, è fantastico quel nome. Mr. Hightower e sua moglie. So chi è stato quei tizi. Andiamo a fargli il mazzo? Che problema. Cioè, siamo andati a fargli il mazzo. Tra l'altro vi state chiedendo. Ma, vabbè, abbiamo finito con 11 di vita e cioè abbiamo 75. Sì, perché qui la vita si rigenera col tempo, incredibilmente. E questa è una cosa carina che vi dico. Ah, va bene. Hard save qui. Quick save qua. Si va. Stiamo quasi arrivando alla fine. Adesso qui c'è tante cose incredibili. Se non... ci sbagliamo con gli speech check. Cioè, neanche con gli speech check, proprio a scegliere il dialogo corretto.
una piccola interruzione. Vai. Perfetto. Allora, questa piccola interruzione è giusto per ricordare a tutti quanti e per dire a eventuali nuovi arrivati la causa della nostra maratona. Stiamo raccogliendo fondi per Abbio, l'associazione per il bambino in ospedale, che si occupa appunto di migliorare... Ah, posso interromperti un attimo, Tort, veloce, veloce, veloce? Perfetto. Ecco un altro, un'altra cosa che... perché ha giocato a Fallout New Vegas si può dare. Ok, che sono i seguaci dell'Apocalisse. Non ci dobbiamo fare niente, però sono lì. Vai, vai pure, Tort. Perfetto. Dicevamo Abbio, l'associazione per il bambino in ospedale, che appunto raccoglie fondi e permette ai propri volontari di aiutare bambini e ragazzi nella loro degenza in ospedale, quindi una causa molto nobile. E ricordiamo anche che non solo è possibile aiutarli con donazioni, incentivi, rand bonus e queste cose, ma anche domani e dopodomani con una maglietta in edizione limitata che il nostro sponsor TT metterà a disposizione di tutti quanti. Quindi ragazzi, grandi cose. C'ho due steampunk, non so se andarli a comprare adesso, perché adesso c'è una... no, vabbè, andiamoli a comprare, non voglio... c'è un casino. Perché ho bisogno di tanti steampunk adesso, perché andiamo a fare una cosa fantastica, a uccidere una marea di Deathclaw. Quindi ci serve un bel po' di vita. Avete visto che bestioni che sono i Deathclaw. Perché... grazie. Qui c'è un bel po'. Eccoli qua. 3082 tappi, ma chi sei? No. Vai. Ok, perché ci serve di ammazzare i Deathclaw? Non avete seguito quello che gli ho detto? Mi spiace, perché io non vorrei... eccoli qui. Io non ripeto, no, scherzo. Siamo andati a parlare... ah, tra l'altro, dobbiamo fare un quick save qui e dobbiamo ricaricare l'area se otteniamo dei spawn non ottimali. Quindi, altra stecca di Mentats, altra stecca... fiala di Psycho, armatura. Così. Fatto, ricarichiamo. Quick save, ok. Vogliamo due Deathclaw lontani da loro. Madonna. Oggi va tutto a posto. Non ho visto uno terzo che non c'è da qualche parte. No, c'è. Non c'è. Ok, andiamo. Siamo sempre in combat pitch per avvicinarci e bla 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 bla. Eccoli qui i bestioni. Perché ci serve di ammazzare i Deathclaw? Praticamente, questa zona si chiama The Graveyard ed è composta principalmente da una città molto importante che si chiama Aditum, il cui sindaco è un tale di nome Zimmerman, che ha come suoi... guardie personali una milizia privata chiamata The Regulators, i regolatori. In pratica, i regolatori vogliono ammazzare Zimmerman e cercare di controllare Aditum, perché è una città importante nella trade della California post-nucleare. Ah, tra l'altro guardate che carino. Questo è il simbolo degli Interplay, quelli che hanno fatto sto gioco. Ho lasciato la loro firmetta. Ok. E quindi i Regulators vogliono ammazzare Zimmerman, ma questa cosa Zimmerman, gli vuoi dire, lui è Zimmerman, non lo sa. Quello che lo sapeva era suo figlio Josh, che è stato ammazzato dai Regulators all'insaputa di Zimmerman, suo padre, che hanno dato la colpa a quella tizia con cui ci abbiamo parlato all'interno del grosso edificio, non il seguace dell'Apocalisse, quell'altro. Fatto. Praticamente ci ha detto, guarda, questa è la confessione di Josh, che era, diciamo, amico stretto di quella tizia, che è il capo di una band chiamata i Blades. Assolutamente, curarci una miseria. E ci ha detto, guarda, questo è il disco, presentalo a Zimmerman. Però... e ci ha detto, oh, che ne dici se facciamo fuori i Regulator, se ci prendiamo controllo di Aditum per vendicare Josh? Sì, perfetto, ma come facciamo? Nel senso, ci serve aiuto. E l'aiuto come lo troviamo? Dai Gunrunners, altro nome che per chi ha giocato New Vegas lo ricorderà, perché è da lì che compie armi fighe. I Gunrunners, i quali però hanno un problema, Deathclaw, che si interpongono tra loro e Aditum.
appunto è questo che abbiamo fatto. Abbiamo ammazzato due Deathclaw lì. Teoricamente possono variare tra 3 a 2 Deathclaw. Noi dovevamo ricaricare lo spawn in modo tale che ottenevamo due Deathclaw lontani da loro, così non ci venivano a rompere, e li potevamo ammazzare con tutta calma. E Mammy Deathclaw, la madre, che è una belva assoluta con una marea di vita che fa una marea di danno, quindi ci serve prepararci. E poi ovviamente scocciargli le uova, che sono le ultime 4 uova vive all'interno di questo... del suo nido, della sua grotta. Ok. Credo che adesso 3 serie di pugni siano abbastanza a farla fuori. Sogni d'oro. Spacchiamogli le uova. Boom. Sapete che è possibile mancare un uovo in questo gioco? Comunque sì. Ah, è vero, non ho mai spiegato il perché abbiamo bisogno di Unarmed. Il combattimento di Fallout 1 è legnoso. È lento, legnoso, si spreca un sacco di energia. Quindi dobbiamo trovare qualcosa per renderlo veloce, immediato, e soprattutto che qualcosa che ci permetteva di aggirare il fatto che c'è una probabilità di mira, di colpire qualcosa, e solitamente queste probabilità erano piuttosto basse. Unarmed è il meglio, perché i tuoi colpi hanno sempre il 95% di probabilità di colpire. Inoltre, puoi utilizzare il combat glitch per andare vicino agli amici, così... Ok, fatto bene. In questo caso siamo andati dai Gunrunners lì. Ho detto, abbiamo fatto fuori Ho fatto fuori i Deathclaw. Puoi dare un po' di armi ai miei amici? Esatto. E saranno gli amici dei i Blades, armati di tutto punto, che ci daranno una mano a sconfiggere i regolatori. Eccezion fatta, che non è vero, o non ci aiuteranno un ciufolo, però li chiameremo comunque per dirgli bravi, bravi. Adesso sapete di cosa sto parlando. Comunque dicevo, quindi ci serve qualcosa che renda il combattimento veloce e reliable e consistente. Unarmed è per questo, perché abbiamo un modo per renderlo veloce, utile e bla bla bla. Avete capito, insomma. Ok, adesso andiamo qui, andiamo a dire Zimmerman. Te vogliono ammazzare i regolatori. Adesso, se tutto va bene, vediamo se... Eccolo qua. Adesso se tutto va bene, ovviamente, occhiamoci un po' di steampack, dovreste poter vedere la sua reazione, che è particolare in realtà, perché è molto, molto, molto carina. Allora, adesso si può vedere bene che succede. Addio Zimmerman, te abbiamo amato con tutto il nostro cuore. Purtroppo... Seria. Abbiamo bisogno... Adesso, che succede? Dobbiamo ammazzare quanti più regulator possiamo trovare. Se tutti queste guardie del corpo. Ah, dobbiamo andare a ammazzare questa subito. Vabbè. Il motivo per cui faccio questo lo spiegherò appena è finito. Per adesso godetevi giusto un po' di combattimento. E adesso tanto è io che do un po' di pugni a certa gente. C'è un po' di... Se volete leggere qualcosa, fate pure. Ottimo, ottimo. Sì, sono d'accordo. Ok, vabbè. Finita la lettura di Tort, si continua. Allora. Ecco, dobbiamo aspettare che ci vengano da noi. E possiamo farlo premendo vale spaziatrice, che ci salta il turno. Ecco. Finiamo di saccagnare quanti più regulators troviamo. Saltiamo il turno così ci avvicinano. Penso di aver detto tutto per quanto riguarda le graveyard. C'è l'arma. Un attimino, ma tanto ce lo possiamo godere, perché a chi non piace una bella scazzola. Ok, adesso andiamo a ammazzare un altro po' di gente, principalmente quelli alla porta. Ancora il combat glitch per arrivare lì vicino.
Oh mio Dio. Solitamente c'erano altre persone qua vicino. Cerchiamo di ammazzare anche loro. Ah no, credo che si avvicinino comunque perché li abbiamo allertati. Madonna, santa. Non infierire sui cadaveri. Ok. Ah, tra l'altro, purtroppo anche questo cane è parte dei regulators. Addio. Ok, non li abbiamo uccisi tutti perché è in questo momento che adesso andiamo a chiedere il loro aiuto. Perché l'abbiamo fatto? Perché normalmente se si chiede il loro aiuto velocemente parte una lunghissima fase di combattimento dove tutti gli NPC si muovono veramente. Il tempo se non sa qui. Ecco fatto. Ok. Quindi adesso abbiamo chiamato questi e andiamo a finire i regulator, quelli rimasti. Ecco fatto, e sono questi due. Li facciamo noi perché ci vuole veramente un casino se si lascia che ogni singolo NPC di questa mappetta si muova. Perché sì, ogni singolo NPC di questa mappetta si muove in questa grande, enorme battaglia finale. Ma non importa, tanto c'è questo soldato vicino al regulator, la shot, credo che è la shot. Vabbè, ho capito però. Ok. Oh, ne rimane uno. Oh, cazzo sta. Dove cazzo sta? Qua dietro. Qua sopra. Porca miseria. Se ne è perso uno. Oh. Eccolo. Il tonto. Ma via qui, pagliaccio. E ora ci siamo. Dovevo aspettare quello shatter. Per essere sicuro che era finta. Altro save warp. Parliamo dei save warp. Ecco, non ho mai spiegato i save warp. Praticamente, questa mappetta overworld, dove ci muoviamo, viene trattata come fosse una schermata a sé, con soltanto delle proprietà particolari. Una cosa strana è che solitamente, non so se si applica con tutte le schermate del gioco, ma con questa mappetta dell'overworld, il file si ricorda che sei qua. Quindi, quando noi passiamo da una schermata all'overworld direttamente e poi da lì utilizziamo F10 per quittare al menu principale e ricarichiamo un salvataggio qualsiasi che è nella stessa schermata dal quale abbiamo fatto l'accesso all'overworld, ci teletrasporta nell'overworld da quel salvataggio e l'abbiamo utilizzato per tutta la run per salvarci camminate. Adesso siamo l'ultima stretch, l'ultima veramente parte finale. Eccola qui. Adesso parlo effettivamente di perché non il water chip non è la parte principale e non è neanche... Perché non è la quest principale. La quest principale è fare fuori il maestro e un suo covo di mutanti alla stazione militare di Mariposa. Militari di Mariposa, dove lì possiamo farla saltare in aria o possiamo farla raidare dai Brotherhood. Perfetto, no, ero un po' incerto, pensavo che perfetto. Eccoci qua alla confraternita dei alla confraternita d'acciaio, la confraternita che tutti adorano, vero? Perché siamo qui? Perché dobbiamo fare un paio di quest, ovviamente, ma poi soprattutto dobbiamo chiedergli di raidare la stazione militare di Mariposa, che non servirà a niente perché la faremo distruggere noi, spoiler. E com'è che siamo entrati qui? Vi ricordate quell'olotape che abbiamo trovato nel The Glow da quel paladino? Ecco, quello è un rito di iniziazione per farti entrare.
È una missione suicida perché è un posto pieno di radiazioni, quindi nessuno ce ne riesce. Noi ci siamo riusciti perché siamo bravi e ovviamente intelligenti. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aspettare che questo se ne vada. Che questo se ne vada nel suo dormitorio. O nel suo ufficetto, non lo so. Per sgraffignare da qui un cippetto che lo useremo per riparare una power armor, un'armatura di potenza, una power armor. Vabbè, sappiamo cos'è la power armor. E quindi perfetto, e dobbiamo chiedere quindi il loro aiuto. Dobbiamo chiedere il loro aiuto prima di andare alla base militare di Mariposa. Ma incredibilmente, questo non me lo dice nessuno, dovete prima almeno averci messo un piede proprio fisicamente dentro la mappetta della stazione militare di Mariposa. No, questo. Ecco fatto. Abbiamo livellato inoltre repair per... Eccolo qua. Bella che è. Non ci serve. Dicevo... Vabbè. E quindi cosa è successo? Dobbiamo chiedere l'aiuto. Dobbiamo almeno aver visitato la stazione militare di Mariposa. E per permettergli questo aiuto. Non funziona se gli andiamo lì direttamente. E adesso andiamo a dire: oh, hai fatto tante cose per noi. Sì, abbiamo fatto tante cose incredibili. Perfetto. Non so se sono un po' in overtime, perché in overestimate. Non so che tempo faccio. Ma tanto abbiamo quasi finito veramente. E poi ce ne andiamo tutti, va. No, non ce ne andiamo tutti, restiamo a guardare ovviamente. Ecco, in questo momento abbiamo detto, facciamo la festa ai supermutanti? E ha detto, sì, perché no? Alla fine. A chi non piacciono le feste. Ma, di nuovo, proprio come l'aiuto dei Blades è inutile, saremo noi a fare la festa ai mutanti. E adesso ci introduciamo all'ultimo stretch del gioco, che, sorpresa sorpresa, è esattamente identico. Esattamente identico all'inizio della run di Any%. Quindi praticamente la parte finale di Max Quest è la parte iniziale di Any%. Ed è molto carino questo. Facciamo un ultimo save warp, perché ripeto, mi piacciono molto. Ecco, in questo caso andiamo qui. Quittiamo, rinuniamo qui. Si va. Non l'ho spiegata neanche lontanamente bene questa cosa. Dai qui. Però ormai io ho il cervello fuso per tutte queste informazioni, dovevo dirvi. Scusatemi inoltre se ho fatto un pessimo lavoro, però è tanta la roba da dire. Quanta roba avrò detto male, quanta roba avrò saltato. Però vado. E adesso si va. Com'era? Va bene, ci portiamo dal maestro. Corriamo subito a fare esattamente come abbiamo fatto con il master. E facciamogli saltare in aria un terminale. Eccoci qua. Questa volta non è difficile per niente. You managed to get. Perfetto. Inseriamogli la password. Ecco fatto. Time left. L'abbiamo inserita correttamente. A fallire sta roba ci vuole... La vera skill qui è a fallire, porca miseria. Soprattutto... quando c'hai 73 di vita. Non me la voglio buffare. Nonostante sia in una maratona del... con lo stesso. Muoviamo da questo pixel. Così che possiamo fare soltanto due... combat glitch. Due turni. Ecco fatto. Usiamo nuovamente il tasto 0 di debug. Ora, la fine sta arrivando tra poco. Tra pochissimo. Quindi assolutamente... corriamo, perché credo che ci siamo un po' tutti stufati. Dai. Faccio un save qui, se nel caso farmi male. E ultimo, load warp. 3, 2, 1. Stop al timer. Abbiamo finito. Queste sono tutte le slide finali che ci dicevano tutte le cose che abbiamo fatto. Non ci interessa. E finiamo
con una cosa che non dovremmo vedere perché è copyrightata, è la canzone Maybe degli Inkspot. No, non ci provo. E abbiamo finito. E questo è Fallout 1 Max Quest. Spero che vi sia piaciuto. Ringrazio veramente tutti per avermi visto. Se mi avete visto, magari siete in zero, magari mi hanno lasciato qui, ma non importa. Io mi sono certamente divertito. Spero che vi ho interessato un pochino in Fallout 1, soprattutto Max Quest, che era più divertente perché c'ha polpa, c'ha tanta roba dentro. Non sarò andato neanche lontanamente veloce, però ci sta, ci sta. Siamo stati un po' fortunati, va bene. E questo è quanto. Tecnicamente dovrei fare la run di verifica. Se non abbiamo, se abbiamo giusto un secondo, la faccio immediatamente e senza neanche problemi. Ossia, dobbiamo, devo verificare siamo, che sono. Stiamo un pochino indietro. Allora, siamo un po' indietro. Ho un minuto? Sì, un minuto ce l'hai. Ok, soltanto per pignoleria mia, dobbiamo fare una run di verificazione. Devi dimostrare che c'hai 1, 2, 3, 3 topi nella caverna e che c'hai gli incontri casuali, gli incontri randomici nella mappa attivi. Questo perché un paio d'annetti fa uno speedrun che aveva tempi assurdi con N% è stato trovato che cittava forte, editando pesantemente il gioco, e da allora anche in live, anche nelle live, si portava le sue copie cittate del gioco, e da allora, oh ecco, perfetto, dobbiamo fare questo alla fine di ogni run. Sto dando rocce. E abbiamo finito, questo è quanto. Perfetto. Se c'è qualche ultima cosa che tu vuoi dire? Penso ho detto tutto, veramente, credo che ho finito. Ci sono state domande, non ho chiesto se c'erano domande. È tutto molto difficile da vedere da fuori. Più che domande, c'erano molti complimenti sulla knowledge del gioco e sulla quantità di informazione che sei riuscito a dire. Grazie, vi ringrazio a tutti, veramente. Grazie mille. È tanta la roba. Allora... E per questa run è tutto, noi torniamo al nostro classico intervallo tecnico e ci vediamo presto con Hotline Miami 2. Dai, è fighissimo quello, d'un coatto fantastico. Ragazzi, a fra pochissimo. Perfetto.